Il falco pescatore è un predatore piuttosto forte. Molti di questi uccelli nel loro nido non hanno assolutamente paura di nessuno. Molto invano! Hanno sottovalutato l'aquila calva che vola direttamente in un attacco frontale. Forse i tre falchi pescatori volevano aspettare l'assedio e dare battaglia tra i rami. Ma il loro piano fallisce grazie al rapido attacco. L'aquila calva si è schiantata contro il nido e ha spazzato via un falco pescatore da lì con la stessa facilità con cui toglie una bottiglia di yogurt dallo scaffale del supermercato. L'incredibile aggressività del predatore calvo gli ha dato un vantaggio che ha schiacciato l'avversario, anche contro il vantaggio numerico. Semplicemente non hanno avuto il tempo di attaccare tutti insieme. Ha agito in modo troppo assertivo e veloce. Un altro falco pescatore vola fuori dal nido, ma sotto i suoi rami l'uccello viene catturato da una seconda aquila calva. Solo il terzo falco pescatore rimane nel nido è stato fortunato. Se le aquile avessero potuto portarlo via fisicamente, avrebbero attaccato senza indugio. Il falco è chiaramente sotto shock. In pochi secondi è rimasto l'ultimo della sua piccola famiglia. Forse un tale odio nei confronti dei falchi è dovuto al fatto che questi rapaci predano i pesci. Volano in superficie alla ricerca della preda e poi la strappano alla velocità della luce. E anche l'aquila calva ama pescare direttamente dall'acqua. Menù simili, stili di caccia simili, li rendono concorrenti. Peccato che non abbiano una sorta di solidarietà professionale, perché entrambi gli uccelli rischiano molto. Tuttavia, se pensi che l'aquila calva stessa possa sentirsi al sicuro e tenere a bada il resto dei predatori, allora non è così. Questo falco è così coraggioso che ha deciso di attaccare un rapace circa 4 volte più grande di lui. L'aquila calva non si aspettava tale insolenza. Falco ha colpito il nemico come un piccolo combattente spaziale agile su un enorme incrociatore spaziale in guerre stellari. Sì, il falco è molto più piccolo, ma raggiunge la velocità di un'auto da corsa e le dimensioni ridotte gli conferiscono una tale manovrabilità che è difficile per l'occhio umano tenere traccia dei suoi movimenti. Probabilmente, quando i militari hanno sviluppato tattiche di combattimento aereo, si sono basati sull'esperienza di tali uccelli. Il falco è entrato sull'avversario dal retro e dall'alto per sferrare un colpo decisivo e abbatterlo. L'aquila calva è grande e può subire gravi danni solo alla testa, ma il falco ha sottovalutato il nemico. La stessa aquila è un abile predone. È riuscita a notare e rispondere all'attacco del falco, anche se ha cercato di avvicinarsi da un punto cieco. L'aquila ha dato un impressionante contraccolpo e il rapido combattimento si è trasformato in un lungo combattimento aereo. Gli avversari volano a grande velocità, l'altezza è in continua evoluzione. Un minimo errore e alcuni degli uccelli, o anche entrambi gli avversari, si schiantano a terra. Ma i coraggiosi combattenti piumati continuano la battaglia. Tuttavia, quest'aquila calva ha commesso un errore con la vittima dell'attacco. Dopotutto, ha attaccato un fratello. Sì, a questi combattenti piace combattere chiunque, anche i loro simili. Le aquile calve combattono ferocemente, ma non cercano di mutilarsi gravemente a vicenda. Si ha la sensazione che stiano combattendo per allenarsi e mantenersi in forma e deliberatamente scegliere un avversario più forte per testare le proprie capacità. In ogni caso, la collisione di due aquile calve sembra incredibilmente epica. Sembra che abbiano imparato a usare non solo artigli e becco come armi, ma anche le leggi della fisica. Guarda come un'aquila calva espone le sue zampe verso un collega. Potrebbe essere riuscito a schivarlo, ma preferisce invece una collisione potente. La sua forza è così enorme che entrambi gli uccelli vengono letteralmente spazzati via per inerzia dal movimento. L'impatto non consente loro di livellare il volo e utilizzare le ali al 100%. Tuttavia sembra che gli uccelli si divertano così tanto, apparentemente sono dipendenti dall'adrenalina. Non possiamo trovare un'altra spiegazione. Dopotutto, chi combatterà con un rivale uguale, un predatore grande e pericoloso, per il bene di un piccolo pezzo di carne o pesce?
Solo qualcuno che cerca il brivido. Ispira rispetto, vero? I duelli degli uccelli rapaci nel cielo sembrano incredibilmente epici e spettacolari. Gli uccelli rischiano la vita, ma invece di abbassarsi a terra e continuare a sistemare le cose lì, si attaccano a vicenda ancora e ancora. L'aggressore ha sbagliato con la scelta di una vittima facile e ora rischiano meno di lei, perché se danneggiano le ali, il risultato sarà uguale per entrambi i combattenti. E attaccano costantemente le ali. Allo stesso tempo, chi schiva l'impatto deve piegarle, il che cambia la traiettoria di volo. Questo è un rischio, ma cambiare direzione ti consente di schivare in modo più efficace e passare al contrattacco. La vittima espone le sue lame nella direzione dell'avversario e lei stessa vuole già combattere fino alla fine vittoriosa. L'aggressore ha chiaramente sottovalutato il predatore di un'altra specie. Di fronte a lui c'è un feroce cacciatore e combattente. I guerrieri piumati girano e fanno acrobazie aeree per attaccare il nemico. Stranamente, tali duelli spesso non finiscono fatalmente, specialmente se entrambi gli avversari hanno circa la stessa classe di peso. E questa è una buona cosa, soprattutto perché molti grandi rapaci sono ora in pericolo di estinzione. Gli avvoltoi di solito si nutrono di carogne, quindi non hanno bisogno di cacciare prede agili e veloci, inseguirle e catturarle. D'altra parte, molto spesso devono competere per il cibo con altri spazzini, sia con i loro simili che con diversi mammiferi. Per respingere il cibo da uno sciacallo o da un coyote, l'avvoltoio deve mostrare eccellenti qualità di combattimento. Inoltre, questo stile di vita ha permesso loro di crescere fino a dimensioni impressionanti. La massa e l'apertura alare di avvoltoi spesso supera le dimensioni delle aquile delle grandi specie. Ma quando questo spazzino decide di portare via il cibo da un'aquila reale solitaria, chiaramente sottovaluta l'avversario. Il predatore ha reagito all'istante. Ha messo le zampe con gli artigli in avanti e ha iniziato la lotta. Il predatore non ha nemmeno tentato di fuggire, ritirarsi o decollare per attaccare dall'alto. Decide di combattere da terra e dimostra tale abilità come se avesse studiato arti marziali per diversi anni. Guarda come si blocca elegantemente, para di lato i colpi del nemico. L'aquila reale perde per dimensioni contro l'avvoltoio, quindi si ritira, ma lo fa facilmente e con grazia, senza panico, mantenendo l'equilibrio per un contrattacco. Di conseguenza, è riuscita a evitare qualsiasi ferita, che in caso di attacco di un nemico così enorme è già un ottimo risultato. Naturalmente, vicino a un lupo, il coyote non sembra un predatore così pericoloso, ma in realtà è un cacciatore abile e agile, nonché uno spazzino sfacciato. Delle dimensioni e del peso di un grosso cane, il coyote è fisicamente più forte di quasi tutti gli uccelli. È 6-7 volte più pesante e massiccio dell'aquila calva. E l'apertura alare non può spaventare un coyote. Quando nota come gli uccelli banchettavano con le carogne, decide di non unirsi al pasto, ma prima di sottrarre il cibo dai concorrenti piumati e poi attaccare uno di loro. Ebbene, l'aquila non ha iniziato a fuggire. Ma il piano del coyote fallisce. Salta per schiacciare. Anche i colpi d'ala, che non sono in grado di causare danni reali e possono al massimo confondere un tale predatore, non hanno aiutato l'uccello. Il coyote aveva chiaramente già a che fare con spazzini piumati, quindi ignora i colpi delle ali. Ancora un po' e le sue zanne si chiudono sulla gola dell'aquila. Ma la bestia ha contattato il nemico sbagliato. L'uccello ha deliberatamente lasciato che il suo avversario si avvicinasse così tanto e ha lanciato un potente colpo con gli artigli proprio sul muso del coyote. Questo raffredda il suo fervore e lo costringe a ritirarsi. L'aquila è al sicuro e si ferma per un'inversione a U per tornare al cibo dopo un po'.
È improbabile che un coyote abbia il coraggio di attaccare di nuovo, a meno che non voglia restare senza occhi, ovviamente. Quando un'aquila piomba sulla sua preda dal cielo e la colpisce con enormi artigli, sembra impossibile scappare. Tuttavia, ora vi mostreremo casi sorprendenti in cui le aquile hanno affrontato una resistenza inaspettata da parte degli avversari, spingendole nel panico per salvarsi la vita. Quando questo falco ha attaccato una gallina con i pulcini, non si era reso conto di avere a che fare con un appassionato di MMA. Il pollo normale si è rivelato un formidabile combattente. Non solo ha reagito rapidamente all'attacco ed è riuscito a respingere i suoi pulcini, ma non ha nemmeno lasciato andare l'aggressore e ha ingaggiato una rissa. Il falco si difende selvaggiamente. Seduto sulla coda, poteva esporre entrambe le zampe al nemico con gli artigli affilati. Tuttavia, al pollo non importava. Non permette al falco di decollare da terra e volare via. A quanto pare, ha deciso di dare una lezione al coraggioso predatore. Il pollo ha letteralmente calpestato il falco a terra. Il predatore sembra scioccato e prossimo al collasso. Il pollo potrebbe non volare bene, ma può comunque sollevarsi in aria per attaccare dall'alto. Le sue zampe forti e agilissime, dotate di artigli e speroni, infliggono dolorose ferite al falco, costringendolo a cercare frettolosamente vie di fuga. Ad alcune aquile piace cacciare i pesci e le loro tattiche per catturare tali prede sono piuttosto specifiche. A differenza degli uccelli acquatici, i predatori diurni possono stabilirsi sulla superficie dell'acqua per immergersi più in profondità e raggiungere la preda. Le piume degli uccelli acquatici sono ricoperte da una sostanza specifica che respinge l'acqua, simile al grasso, in modo che le loro piume non si bagnino. I predatori diurni non hanno questo vantaggio. Se le loro piume si bagnano, le fibre perdono forma e diventano morbide. Se ciò accade alle piume delle ali, l'uccello semplicemente annegherà, perdendo la capacità di volare e non sarà in grado di sollevarsi dall'acqua. Se le piume si asciugano, l'uccello può volare di nuovo, ma un'aquila non può nuotare nell'acqua per una lunga distanza. Ciò è dovuto al fatto che gli uccelli predatori diurni quasi non sanno nuotare e riescono a malapena a rimanere sulla superficie dell'acqua anche per breve tempo. Pertanto i predatori diurni corrono grandi rischi quando si avvicinano all'acqua, ma lo fanno per motivi di sostentamento. Individuano i pesci che si sono avvicinati molto alla superficie, poi si avvicinano all'acqua con una traiettoria planante e afferrano rapidamente la preda e la portano via. Le aquile toccano l'acqua solo con i piedi e talvolta con il ventre. Le ali rimangono asciutte. In questo modo le aquile possono catturare pesci piuttosto grandi e persino gli squali, che nell'aria sono del tutto indifesi. Ma questa creatura era pronta a combattere in qualsiasi elemento. Questo polpo, un cefalopode, si è rivelato un avversario formidabile. Quando l'aquila tenta di strappare la preda dall'acqua, il polpo si rifiuta di arrendersi. Questa creatura, incredibilmente intelligente, comincia a resistere disperatamente con tutti i suoi arti. Il polipo si impiglia nell'aquila e non la lascia scappare. Alla fine l'uccello si schianta in acqua. Tuttavia, il polipo non ha liberato il suo nemico. Invece ha continuato ad intrecciarlo e a tirarlo giù. Il polpo, relativamente piccolo, non poteva mangiare l'enorme uccello. Forse era una vendetta per aver tentato di dargli la caccia. Perché pensi che il polpo non si sia ritirato quando era al sicuro e abbia continuato ad annegare l'aquila? In ogni caso, l'uccello è condannato. Probabilmente si è pentito di aver afferrato non un pesce indifeso, ma questa macchia rossa, che si è rivelata un vero mostro degli abissi.
L'uccello ha avuto la fortuna che delle persone su una barca lo abbiano notato e abbiano utilizzato una rete per salvare il cacciatore piumato dal polpo. Tu saresti intervenuto in questa battaglia? Condividi i tuoi pensieri nei commenti. Quest'aquila dalla coda bianca ha notato da lontano come una volpe trasportava una preda. L'uccello avrebbe potuto attaccare anche il predatore dai peli rossi, ma ha deciso di accontentarsi del suo pranzo. L'aquila piomba con precisione sul bersaglio e afferra la preda direttamente dalla bocca della volpe. Tuttavia, questo piumato ha sottovalutato il predatore. Si è scoperto che la volpe poteva essere testarda e un animale molto forte. Non ha allentato le mascelle nonostante l'attacco improvviso e si è sollevata da terra. L'aquila non era preparata per una simile svolta degli eventi e ha rallentato. La volpe ha colto l'occasione e ha scalciato rapidamente con le zampe per sbilanciare l'uccello. Alla fine l'aquila ha lasciato andare sia la volpe che la sua preda. Dopodiché è scomparsa affamata. Il coraggio del predatore dai capelli rossi e la sua reazione non meritano il tuo mi piace? Gli avvoltoi sono potenti uccelli predatori con una struttura caratteristica costituita da un becco ricurvo e affilato e artigli simili a pugnali. Tuttavia, queste creature piumate difficilmente cacciano. Invece, gli avvoltoi hanno un vero talento nel trovare le carogne. La mancanza della necessità di inseguire prede vive ha permesso loro di raggiungere dimensioni molto grandi. A volte i grifoni e gli avvoltoi strappano addirittura la preda agli sciacalli e ad altri spazzini meno grandi. Tuttavia questo stormo di uccelli ha sopravvalutato i suoi punti di forza. Hanno deciso di banchettare con la preda di un leone, mentre l'enorme felino non aveva ancora finito il suo pasto. Grosso errore! Il re degli animali ha deciso di dare una lezione agli avvoltoi. Nonostante il suo peso enorme, quasi un quarto di tonnellata, il leone riesce a saltare ad afferrare uno degli uccelli, aggiungendolo al suo pranzo come dessert. Gli avvoltoi rimasti si sono dispersi in preda al panico. Adesso saranno più cauti. In generale, un'aquila potrebbe gestire anche un'oca adulta, superando un uccello di dimensioni maggiori. Ma qui la forza del carattere e l'amore dei genitori hanno giocato un ruolo decisivo. Quando l'aquilotto ha attaccato una famiglia di uccelli, sperava di rapire uno o anche più pulcini. Grosso errore! Invece di farsi prendere dal panico e cercare riparo dall'attacco aereo, entrambi i genitori hanno mostrato un incredibile eroismo. Hanno combattuto l'aquila. Nonostante fosse troppo veloce, le oche anticipavano i suoi movimenti e resistevano a ogni attacco. Le oche hanno preso il volo e hanno sferrato colpi rischiosi. Se catturate dagli artigli avrebbero potuto subire gravi ferite, ma i coraggiosi uccelli hanno affrontato il pericolo a testa alta per proteggere la loro prole. Il loro coraggio è stato ripagato, l'aquila è rimasta affamata e non è riuscita a rapire nessuno dei pulcini. Un falco ha attaccato un'anatra e ha sferrato un colpo devastante. L'uccello però non si è arreso. Il falco ha dovuto atterrare per finire la sua preda. E poi è successo qualcosa di straordinario. Nelle vicinanze c'era un intero gruppo di oche. Ognuna di loro era molto più grande del falco. Hanno attaccato il predatore, anche se non ha mostrato alcuna aggressività nei loro confronti. Forse le oche sono rimaste colpite dal coraggio dell'anatra, che lotta coraggiosamente per la propria vita. O forse volevano semplicemente scacciare il predatore dal loro territorio. Che cosa ne pensi? Condividi la tua opinione nei commenti. Alla fine, questo straordinario caso di cooperazione interspecie ha permesso alle oche di respingere l'anatra dall'uccello predatore. Il falco non si aspettava una tale aggressione da parte di uccelli grandi e numerosi, quindi si è ritirato. Purtroppo l'anatra ha comunque riportato ferite mortali. È triste, ma il coraggio delle oche è degno di rispetto, non è vero? Dopotutto non si sono affrettati a uccidere l'anatra, il che indica che la loro aggressività era specificamente diretta contro il predatore. Inoltre le oche sono rimaste per qualche tempo vicino all'anatra, come se la custodissero.
Un falco ha attaccato un corvo e quasi lo ha sopraffatto. Tuttavia l'uccello nero si è rivelato troppo testardo per arrendersi così facilmente. Non ha scampo e la sua forza lo abbandona gradualmente, mentre gli artigli affilati del predatore gli afferrano il becco, la gola e affondano nel suo addome. Tuttavia il falco stesso è quasi paralizzato. La lotta con il corvo gli sta prosciugando tutte le forze. Nel frattempo, altri corvi si sono avvicinati alla scena. Non si facevano da parte osservando nervosamente il confronto. Invece, si sono avventati sul predatore per salvare i loro simili. L'aiuto di un altro corvo è ammirevole, anche se non sorprendente. Forse sono membri della stessa famiglia. Ma la cosa più sorprendente è che le gazze, rappresentanti di un'altra specie, si sono unite all'operazione di salvataggio. È come se dei leopardi cercassero di proteggere i leoni dalle iene. O le volpe difendessero i lupi dagli orsi. Tale cooperazione interspecie è estremamente rara, ma questo episodio non fa che confermare l'intelligenza dei corvi, capaci di unirsi contro un predatore, anche se non strettamente imparentati. Quali sono i tuoi pensieri su questo episodio? Condividi la tua opinione nei commenti. Quest'aquila si sentiva invulnerabile sulla cima dell'albero. I rami erano troppo sottili per i grandi predatori come iene o leoni. Tuttavia l'aquila chiaramente sottovalutava il leopardo. Il predatore maculato era così agile che riusciva ad avvicinarsi all'aquila attraverso i rami più sottili e avventarsi sull'uccello prima che si rendesse conto di essere in pericolo. Non sottovalutare il leopardo. Il felino ha affrontato senza sforzo l'aquila, afferrando la gola dell'uccello con le mascelle. L'aquila non aveva alcuna possibilità di respingere un simile predatore.